mamma Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram la prima foto pasquale del piccolo leoncino, in versione tenore. Dalla prima Pasqua del piccolo leone Ferragni alla nuova gravidanza di Michael Bublé e Luisana Lopilato. Dai tributi a Fabrizio Frizzi, tragicamente scomparso, ai 50 anni di Céline Dion, ecco cosa, forse, vi siete persi gli ultimi 7 giorni, come sapete, sono stati segnati dalla morte di Fabrizio Frizzi, scomparso a soli 60 anni per un'emorragia cerebrale. E anche il weekend televisivo appena trascorso è stato all'insegna del cordoglio, con gli addii dei colleghi che hanno lavorato con lui, da Giancarlo Magalli a Carlo Conti, dal tributo dell'ex moglie Rita Dalla Chiesa ad Amici a quello di Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. Ma non solo, a seguire, tutto quello che, forse, avete perso del fine settimana appena trascorso. Top Stories Michael Bublé e Luisana Lopilato, primo red carpet dopo l'annuncio della gravidanza dal palco dei Juno Awards di Vancouver. Il cantante conferma l'arrivo del terzo figlio. Lui e la moglie Luisana hanno ritrovato il sorriso dopo la guarigione del primogenito Noah, colpito da un cancro a 4 anni. È la storia Chiara Ferragni, la prima Pasqua di Leoncino a Los Angeles, sono le 3 del mattino. In Italia è Pasqua. E su Instagram, puntuale nonostante le ore di fuso, arriva una foto di Leoncino. La prima, nel giorno di festa. O sole mio, scrive mamma Chiara Ferragni a piedi dell'immagine, ironizzando sulle manine del bimbo, tese a mezz'aria come se stesse mimando la gestualità di un tenore. Le foto Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, shopping e confidenze come sorelle. La presentatrice e la figlia a spasso per Milano, tra negozi e supermercati Vio non ro essere più affiatate. Giornata, dove la differenza di età è annullata dalla complicità, è stata condivisa sui social. La foto Eva Longoria, mamma che risate, l'attrice all'ottavo mese si diverte sul set. Il ruolo di produttrice esecutiva della nuova serie Grand Hotel l'ha tenuta impegnata per tutta la gravidanza, a volte mi dimentico di essere incinta. È la storia Antonio Banderas tra Stella e Nicole Kidman. L'attore si è preparato alla Pasqua e affacciato a un balcone della sua Malaga. Al suo fianco, la nuova fidanzata e la figlia nata dall'amore con Melanie Griffith. L'articolo I 50 anni di Céline Dion in un video venerdì 30 marzo, Céline Dion ha spento 50 candeline per l'occasione e ha voluto condividere con i fan alcuni momenti della sua vita privata e pubblica, postando su Facebook un video decisamente emozionante. Il video Lady Gaga e Christian Carino, amore al supermarket e tutti gli amari passano prima o poi dal supermercato. Per la cantante, in pausa dal tour, e la gente essere un banco di prova. Prima del matrimonio. Le foto Giorgina, che essere, quella giusta, per Cristiano Ronaldo in poco più di un anno, l'ex modella si è fatta, grande, spazio nel cuore del campione portoghese. Ha detto addio al lavoro, è diventata mamma, è entrata nelle grazie del primogenito Cristiano Junior. E poi ci sono i gemelli e pare, un matrimonio da organizzare. I 5 anni con Irina erano andati in tutt'altro modo. L'articolo from social media.